È stato un derby vero con la D maiuscola. Il Prato è riuscito ad espugnare il campo della capolista aglianese per 2-1, infrangendo i sogni di promozione dei pistoiesi e rilanciandosi in zona playoff. È stata una partita vietata ai deboli di cuore. La capolista aglianese, dopo 25 secondi, realizza con Russo, gol annullato per fuorigioco. Il replay per capire meglio. Il Prato, con il passare dei minuti, alza il proprio baricentro e al settimo minuto passa in vantaggio con il sigillo dell'eterno Ciccio Tavano. È 1-0 per il Prato. La reazione dell'aglianese è velenosa e rabbiosa. Passano due minuti e il bomber Brega riporta la partita in parità. È 1-1. Il derby diventa bellissimo. Russo ci prova a ripetizione, senza fortuna, mentre il Prato si divora il raddoppio con questo colpo di testa di Ouattara, fuori misura. Il primo tempo finisce 1-1. Siamo venuti qui, abbiamo fatto la nostra gara con grande accortezza, con acume tattico, con qualità, e abbiamo vinto in casa della capolista. Io questo non lo vorrei dimenticare. Tra l'altro, la capolista che era al primo match ball, ne avrà un'altra prossima gara, e quindi questa volta bisogna fare complimenti a questi ragazzi. Nella ripresa l'aglianese accelera. La capolista vuole vincere. Colombini ci prova di testa, palla fuori di poco, mentre Ballardini prima e Russo successivamente non sono precisi in fase di finalizzazione. Ancora l'aglianese pericolosa con Panelli. Il Prato si salva ancora. La formazione bianco-azzurra nella ripresa si limita ad agire di rimessa. All'89esimo il Prato riesce a passare in vantaggio con Falchini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È la rete che gela il germano Bellucci d'Agliana. L'aglianese vede allontanarsi la Serie C. Il Prato si rituffa in piena zona playoff. Un derby bellissimo con polemiche finali annesse. Questa volta Prato sorride, Agliana piange. La legge del calcio.